già nell'incontro precedente abbiamo visto con i miei colleghi, abbiamo visto come formare le competenze per il responsabile alla trasformazione digitale. È stato un dibattito, diciamo, molto interessante, penso anche utile. Poi attendiamo sempre i vostri feedback. Peraltro, un'informazione di carattere, diciamo, pratico: vi ricordiamo sempre che è possibile rivolgere domande ai nostri relatori, potete scrivere in chat, e qui c'è tutto un team di persone deputate a leggere le vostre domande. Quindi, insomma, se avete qualche richiesta, fatela pure e noi proveremo a darne lettura. Grazie a tutti della partecipazione. Come dicevo, oggi cerchiamo di coprire un po' con un filo conduttore un po' tutti gli aspetti. Abbiamo visto le competenze del responsabile della transizione digitale, quindi nell'ottica della formazione. Sicuramente le piattaforme digitali sono, come dire, uno strumento valido, importante per efficientare le pubbliche amministrazioni e per rendere i servizi sempre più fruibili diciamo, agli utenti, quindi alle persone, ma sono anche, ricordo, ormai da tempo un obbligo di legge. Quindi l'adozione di SPID come sistema di autenticazione, e quindi l'abbandono di sistemi autonomi e propri di autenticazione, così come l'utilizzo di PagoPA per quanto riguarda i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, e l'adozione dell'appio, no? Per quanto riguarda le comunicazioni dei propri servizi. Allora, abbiamo, come i nostri ospiti rappresentano sicuramente Agid, con cui abbiamo un importante partnership, ma anche con PagoPA, con cui abbiamo avviato una stretta relazione e con cui stiamo collaborando anche nell'ottica di sviluppare dei servizi sull'appio. E poi abbiamo in collegamento Giovanni Barone della Federico II di Napoli, gruppo ICT, e qui in presenza Antonio Cisternino, Università di Pisa, che ci parleranno, insomma, del lavoro che stiamo facendo insieme e di cosa loro hanno come prototipo a livello universitario, cosa hanno portato già sull'appio. Allora, io farei introdurre ad Andrea Spallacci di Agid il tema, appunto, dell'autenticazione con SPID. Prego. Salve, buongiorno. Andrea Spallacci, lavoro in Agid da qualche anno ormai, dove mi occupo di SPID, ma non solo, anche di servizi fiduciari. E appunto oggi sono qui per parlarvi di SPID, di quali sono i livelli che ha raggiunto, dell'importanza di avere un sistema federato di identità unico insieme alla CIE per l'accesso ai servizi pubblici digitali. E ecco, partirei subito con dei numeri. Ad oggi, dati aggiornati a pochissimi giorni fa, abbiamo raggiunto la soglia di 30 milioni e 700 mila identità SPID rilasciate, quindi abbiamo più di 30 milioni di cittadini che hanno un'identità e la utilizzano attivamente. Le pubbliche amministrazioni aderenti ad oggi sono più di 12.000, che coprono circa il 31%, che coprono circa il 54% delle totalità delle pubbliche amministrazioni, che sono più di 22.000, con un incremento del 30% rispetto all'inizio anno. Ecco, questo è un parametro importante. Come vedete, siamo ancora lontani da raggiungere quota 100%, che è quello che prevede la legge e quello che auspichiamo tutti, la possibilità di entrare con SPID su ogni portale della PA. Ad oggi, vedete, siamo al 55%. Ecco, partendo da questi numeri, volevo approfondire quali sono le procedure. Ecco, abbiamo stabilito di approfondire quali sono le procedure per una pubblica amministrazione, che una pubblica amministrazione deve adottare
per entrare in SPID. Tutte descritte bene sul portale dell'agenzia Agit.gov.it e sul sito istituzionale di SPID, Speed.gov.it. Allora, sostanzialmente le procedure sono duplici, cioè prima una procedura tecnica e poi una procedura amministrativa. La procedura tecnica consiste nell'implementare la soluzione di autenticazione tramite SPID. Andrea, perdonami se ti interrompo. Sì, certo. Qui c'è molta confusione e noi abbiamo un po' di difficoltà a sentire, sebbene penso sì, che il pubblico sentano bene. Però non ti preoccupare, perché da casa ci sentono, tramite il microfono ci sentono perfettamente, quindi vai tranquillo, non ti preoccupare della confusione, che è sintomo che la rete sta funzionando in questo modo. Una grande presenza sì. Dicevo quindi, doppia procedura, si inizia con la procedura tecnica, si instaura la soluzione, si predispone la soluzione tecnica sul portale della pubblica amministrazione, si fanno dei test, suite di test che sono già predisposte dall'agenzia, si eseguono questi test e il risultato dei test, così come il metadata, che è poi l'elemento tecnico abilitante all'ingresso della federazione, vengono inviati ad Agid. I nostri tecnici valideranno i risultati dei test eseguiti ed eseguiranno loro stessi dei test molto simili a quelli già eseguiti autonomamente, al termine del quale la procedura tecnica può ritenersi conclusa e si passerà alla procedura amministrativa. Procedura amministrativa che consiste nella firma di una convenzione per gli SP pubblici, cioè l'apposita convenzione da SP pubblici, per i privati da poco è stata rinnovata la convenzione SP privati e aggregatori. Quindi quali sono le figure necessarie per l'interlocuzione con Agid per l'ingresso nella federazione? Un referente tecnico che cura la procedura tecnica e un legale rappresentante dell'ente, riconoscibile perché è iscritto in IPA presso l'ente, che firmerà la convenzione che sarà poi controfirmata dal nostro direttore generale. Il metadata verrà esposto sull'apposito registry Agid, verrà diramato agli IDP e da quel momento, in poche ore, il servizio sarà reso accessibile tramite SPID. Procedura che è molto simile poi all'ingresso per CIE, per il quale stiamo unendo le forze insieme all'Istituto Poligrafico e al Ministero dell'Interno. E concludo dicendo, anticipo una notizia che uscirà a breve, fra oggi, domani. Stiamo predisponendo una nuova procedura di onboarding, perché quello che vi ho descritto è una procedura che ancora contempla una certa manualità che porta via del tempo, che può essere risparmiato con l'autonomazione di, per esempio, di tutte le verifiche tecniche, ma anche in gran parte delle verifiche amministrative. Quindi ecco, a breve verrà pubblicata una nuova piattaforma per l'onboarding accessibile tramite SPID, con le quali i rappresentanti legali piuttosto che i referenti tecnici potranno avviare l'onboarding in una maniera molto più veloce e semplice per tutti. Grazie. Non so se da casa ci sentono. Giovanni, mi sentite anche così? Così no. Ok, allora il microfono qui non sta. Uso questo intanto. Allora, ti ringrazio per la tua introduzione. In realtà, questo è un momento qui al forum, non soltanto per fare accademia o fare una vetrina, ma dare anche delle indicazioni pratiche a chi ci segue, no? Per poter utilizzare in questo caso, no? Aderire a SPID. Allora io darei la parola in questo momento, ad Armando di PagoPA, se ci vuoi introdurre un attimo lo stato dell'arte relativamente alla questione dei pagamenti, e poi introduciamo l'avvio e tutta la collaborazione che stiamo facendo. Buongiorno a tutti, grazie Jürgen, grazie insomma alla CRUI e al MUR che
l'invito e anche e soprattutto per riuscire sempre a trattare questo genere di temi, per dare sempre impulso, no, anche a quanto facciamo ogni giorno e cerchiamo di fare ogni giorno. Io sono Armando Di Cello, sono account in PagoPA, una struttura che si occupa di supportare gli enti sul territorio nei processi di adozione delle piattaforme che offriamo, che sono comunque piattaforme di Stato sostanzialmente, sono solo piattaforme volute dal governo e che sono anche supportate alla base da un riferimento normativo, da una norma primaria. E, ecco, il compito di un account in PagoPA è quello di accompagnare questi processi di adozione da parte degli enti e accelerare quindi anche il processo di trasformazione digitale a cui gli enti sono chiamati al giorno d'oggi in questo momento. L'intervento che volevo fare ha ad oggetto chiaramente il rapporto con le università e tra università e PagoPA. Ora, io seguo direttamente questo comparto, sono deputato al comparto istruzione, quindi scuole, università, AFAM, consorzi universitari. E la prima considerazione che volevo fare era che comunque le università sono uno di quei soggetti, di quegli enti che ci rendono il lavoro molto facile, mettiamola così, perché si presentano sempre puntuali e compatti, diciamo, nelle evoluzioni, nel rispetto delle evoluzioni normative e tecnologiche. Quindi, anzi, molto spesso direi che sono loro che provano ad accelerare noi, ci capita anche nelle varie interlocuzioni. Quindi, ecco, per quel che riguarda lo stato dell'arte dei rapporti tra PagoPA e il mondo universitario nell'adozione delle nostre piattaforme, facendo riferimento per adesso a PagoPA, piattaforma dei pagamenti elettronici, e App Io come app dei servizi pubblici, si può dire che si sta lavorando molto bene. Per quanto riguarda specificamente PagoPA, e le università risultano tutte completamente aderenti, parlo in maniera particolare delle università pubbliche, chiaramente sono tutte aderenti e sono tutte anche, diciamo, hanno fatto sì che tutti gli incassi effettivamente transitassero per il tramite della piattaforma PagoPA. Ora, la piattaforma dei pagamenti PagoPA, secondo l'articolo 5 del CAD, è il mezzo attraverso cui le pubbliche amministrazioni, indicate dall'articolo 2,2 del medesimo testo, devono necessariamente incassare le proprie voci di incasso. Su questo le università, l'obbligo è entrato in vigore dal febbraio 2021, le università erano praticamente già tutte ampiamente aderenti sotto questo aspetto. Ci sono ancora chiaramente degli aspetti da consolidare sotto questo punto di vista, ci sono delle situazioni di cui anche PagoPA stessa deve tener conto, per quanto magari anche molto marginali, ma ragionando in termini di inclusività delle nostre piattaforme bisogna andare anche, diciamo, magari a pensare a quegli aspetti tipici, peculiari del mondo universitario che magari in qualche modo ancora dobbiamo provare a coprire. Mi viene in mente per esempio gli studenti stranieri che si interfacciano con l'università, con la pubblica amministrazione italiana, devono poter essere anche loro messi in condizione di pagare in maniera semplice, di avere, parlo magari anche per Agit impropriamente, però uno speed in maniera semplice, di poter ricevere messaggi su App Io, perché App Io comunque è vincolata anche all'accesso tramite Speed e CIE e così via. Quindi, ecco, su PagoPA la piattaforma dei pagamenti è ampiamente riconosciuto il valore da parte delle università, perché ci riportano anche, diciamo, i casi d'uso vincenti che hanno permesso di magari efficientare i processi di incasso, di rendicontazione, quindi, diciamo, anche consentire alle risorse che prima erano magari deputate a dover controllare ogni singola voce di incasso, reimpiegarle anche
in altri, diciamo, settori e in altri impegni che l'università richiedeva. Ora, per quel che riguarda invece Apio, il procedimento è completamente opposto, nel senso che essendo una piattaforma molto più giovane, siamo ancora, diciamo, agli inizi, ecco, è una piattaforma che è negli store da aprile 2020, che se ne dica, anche se ha un bacino di utenti e di installazioni pari a 30 milioni, è ancora un'app in beta, che è stata lanciata e spinta da interventi anche di tipo governativo, di tipo centrale, come il cashback, come il bonus vacanze, come il Green Pass, che hanno chiaramente fatto da volano per una diffusione rapida dell'applicazione, della piattaforma, ma che adesso ci troviamo a dover riempire di contenuti utili, di servizi effettivamente che riescano a semplificare effettivamente il rapporto tra pubblica amministrazione e utenti e cittadini. Quindi è quello, diciamo, a cui siamo chiamati in questo momento. Le università, oggi ne abbiamo due con noi, abbiamo Antonio Cisternino dell'Università di Pisa e Giovanni Barone della Federico II, che appunto sono tra i pionieri di questo progetto, sono tra le due delle quattro università ad oggi aderenti in app, che hanno iniziato appunto a portare servizi, ma che ecco, abbiamo appena, diciamo, cominciato, nel senso, quando per esempio ci si deve buttare in acqua e l'acqua è molto fredda, si comincia piano piano a bagnarsi prima i piedi, poi le braccia e così via. Quindi è quello in cui siamo chiamati ora, è inserire, diciamo, contenuti, dare impulso a questa crescita, a questa adozione, perché appunto, ripeto, le università ci consentono, ci rendono la vita facile, proprio perché riescono ad andare oltre l'adempimento, riescono a percepire l'effettivo vantaggio, e se non lo percepiscono lo vogliono trovare, cercano di individuarlo, quindi non ragionano per adempimento e compitino. Che, perdonami, il mio microfono non funziona, continuo a usare questo, che perdonami se ti interrompo, ma è proprio quello che stiamo cercando di raccontare un po' lungo tutto il percorso che stiamo descrivendo qui al forum, cioè l'università non soltanto come pubblica amministrazione, no, che si adagia su, cioè, insomma, si adatta alle varie norme, no, a cui deve aderire, sottostare, ma in qualche modo promotore, no, dell'innovazione. E quindi da questo punto di vista, no, anche tutti i webinar che abbiamo fatto, no, da adempimento a opportunità, nel senso che chiaramente l'università è il luogo non soltanto dell'insegnamento ma della ricerca fondamentalmente, quindi per noi questa dell'APIO è una sfida, no, che ci piace giocare in qualche modo insieme a voi, per quello poi fare da volano per le altre pubbliche amministrazioni, no, in modo tale di fare un onboarding più rapido e coordinato. È assolutamente così, e anzi colgo l'occasione appunto per ripetermi nuovamente: le università sotto questo aspetto riescono a anticipare i processi, accelerare i processi di integrazione delle nostre piattaforme, proprio perché abituate a lavorare in un certo modo e anche molto avanti dal punto di vista tecnico e tecnologico, hanno un know-how importante al loro interno di cui noi teniamo conto e da cui noi vogliamo anche imparare, ma soprattutto quello che abbiamo notato è la volontà di partecipare a questi processi, quindi non di subirli necessariamente in maniera passiva, ma di partecipare attivamente a l'individuazione di quelle che sono le esigenze degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, e una volta individuate queste, partecipare proprio alla costruzione di servizi sempre più semplici, sempre più digitali, sempre, diciamo, che riescono a migliorare i processi attualmente in uso. Quindi da questo punto di vista, noi che lavoriamo sul territorio, che incontriamo le università ogni giorno, non possiamo che essere chiaramente agevolati, proprio perché ci tengono a essere inclusi in questo processo di trasformazione, una collaborazione assolutamente virtuosa. Grazie Armando. Allora, prima per la tua introduzione, prima di dare la parola a Laura Bordin, che ci racconta
In anteprima, quindi abbiamo anche un'anteprima da parte del forum di una proposta che io ho lanciato a Massimiliano Gambardella, che vedo qui nel nostro pubblico e che saluto, e lui ha prontamente raccolto, quindi poi lei ci parlerà più di questo. E vorrei dare la parola ad Antonio Cisternino e poi a Giovanni Barone, che ci segue a distanza, relativamente a questo lavoro però che abbiamo fatto in questi mesi con PagoPA, relativamente anche all'APIO, cioè quella di provare insieme a loro a sviluppare dei servizi per il sistema universitario, che voi avete, diciamo, come prototipo, insomma, diciamo, chiamiamo così, come laboratorio, avete già implementato nei vostri atenei, e su cui poi dopo cercheremo di fare una sintesi e coinvolgere tutto il sistema in un discorso più ampio. Prego, Antonio. Grazie, Jürgen. Dunque, intanto ci terrei a sottolineare che non è una sperimentazione, siamo in piena produzione, quindi diciamo non abbiamo ancora un'offerta ampia di servizi, la stiamo facendo crescere sull'app, ma i servizi che noi abbiamo rilasciato sono pienamente in produzione sulla APIO. Credo che la questione delle piattaforme sia molto importante, ma richieda un cambiamento culturale nelle organizzazioni. Vale per SPID, vale per la APIO, vale PagoPA, come diceva Armando, in realtà l'abbiamo fatto tutti, quindi in qualche modo è sedimentato. Quando si parla di soldi si va più velocemente. Sì. Però in realtà, diciamo, l'esperienza che noi abbiamo fatto a Pisa nasce da un'esigenza. Avevamo rivisto il sistema di verbalizzazione degli esami, che per un'università e anche per gli studenti è evidentemente molto importante, e avevamo il problema della notifica, e devo dire che, come in tutte le pubbliche amministrazioni, soprattutto la parte amministrativa dice: no vabbè, ma cosa facciamo, mandiamo una mail. E a un certo punto ho detto: io sono responsabile della transizione digitale, dico: no, scusate, la mail gli studenti la leggono solo perché la chiediamo noi. Uno studente vorrebbe un messaggio su TikTok, su Instagram, non sa, cioè le mail sa che esiste solo perché gliel'abbiamo data e gli abbiamo detto: mo te la leggi, perché sennò quello col cavolo che la legge. E a quel punto mi sono cominciato a guardare intorno, ho detto: potremmo, visto che era appena uscita da poco la circolare da Donne Pisano che obbligava l'adozione di avviare l'avvio di progetti per la APIO nelle pubbliche amministrazioni, ho detto: potremmo utilizzare la APIO. E quindi abbiamo implementato il servizio di notifica di avvenuta verbalizzazione di un'attività di esame. Ed è stato sorprendentemente semplice. Ecco, la prima cosa che vorrei dire, quando uno si avventura in queste cose comincia a sudare, non sa quando comincia, non sa quando finisce. Invece tecnicamente in praticamente 2 giorni eravamo in grado di inviare notifiche. Abbiamo fatto il processo di onboarding, perché evidentemente ci siamo dovuti accreditare nei confronti di PagoPA come pubblica amministrazione. E abbiamo cominciato, abbiamo sviluppato, ora come Ateneo abbiamo una piccola parte di sviluppo in house, quindi abbiamo sviluppato un piccolo pezzettino di software che ci aiuta a fare le notifiche agli utenti, e devo essere sincero, i numeri sono stati migliori di quelli che mi aspettavo, perché in realtà gli studenti, grazie al bonus cultura, sono già in possesso largamente di SPID e molti di questi già usano la APIO. Quindi ora, se dovessi dare un numero, circa il 40% delle registrazioni di verbali di esame viene notificato attraverso la APIO, che credo che sia un servizio, e continuano a aumentare le registrazioni, vediamo salire anche il numero di studenti che si registrano, quindi credo che sia interessante, perché al costo di un investimento relativamente piccolo per fare l'onboarding sulla procedura, in realtà diamo una user experience migliore ai nostri utenti, perché se loro ricevono la notifica di verbale gli posso anche mandare, che ne so, l'OTP per il recupero della password, così non c'ho più il problema di mandarglielo per email, non è sicuro, eccetera. Posso mandare, posso fare altre comunicazioni istituzionali
in modo strutturato e personalizzato, senza sovraccaricare, come troppo spesso succede nelle pubbliche amministrazioni, gli utenti di servizi, perché ogni ufficio tipicamente si inventa il suo servizio, si inventa le sue regole, e siccome è scritto qualcosa sul web pretende che il cittadino prima si legga il manuale e poi lo usi. Quindi in qualche modo l'esperienza che abbiamo fatto a Pisa è stata di una semplice integrazione tecnica, di una fatica organizzativa, perché questo vuol dire che dobbiamo prendere i nostri processi interni, individuare dove infilarsi e fare le notifiche in modo sensato, perché se io inondo l'utente di notifiche, quello poi non sottoscrive più il servizio, c'è ragione. Quindi c'è un aspetto molto organizzativo e poco tecnico. E abbiamo cominciato a interagire con PagoPA e siamo di quelli che chiedono più servizi lato APIO, perché l'APIO in questo momento qua è, diciamo, un piccolo sistema di posta elettronica per certi versi, che riceve notifiche, riceve avvisi di pagamento, ma ha grandi potenzialità, sarebbe decisamente, cioè, potendo avere un pochino di grafica e interazione, consentirebbe di fare cose decisamente più interessanti. Quindi l'esperienza per noi è stata sicuramente molto positiva e testimonia, come ci è stato detto dal collega di Speed, di Agid, che Speed non è più quella cosa che ha qualcuno, e quando tu disegni un servizio devi partire dal presupposto che tanto lo useranno in tre. Adesso è una realtà su cui puoi costruire i servizi del futuro, e quindi ci stiamo muovendo in questa direzione. Grazie Antonio. Allora chiederei a Giovanni Barone l'esperienza della Federico II. Sì, diciamo l'attività nasce da appunto l'esigenza, come diceva anche Antonio, di comunicazione, soprattutto all'inizio, con i dipendenti e con gli studenti, perché abbiamo realizzato dei veri e propri canali di comunicazione con queste due famiglie presenti all'interno degli Atenei, che appunto sono gli studenti e i dipendenti. Per quanto riguarda gli studenti, la comunicazione a noi della registrazione dell'esame è uno dei motivi di maggior interrogazione del sistema di ticketing. Noi siamo andati a vedere quali fossero le richieste di informazioni maggiori che ci sono sui nostri sistemi di ticketing nel tempo, e quella della registrazione dell'esame, di quando questo viene registrato all'esame, era una cosa molto ricorrente, e quindi abbiamo inserito la notifica del sistema. Mentre invece, per quanto riguarda i dipendenti, l'altra richiesta, come diceva Jürgen prima, dove c'è la pecunia, le persone sono più attente, l'emissione del cedolino e il rimborso delle emissioni, quindi tutta una serie di attività di comunicazione verso questi due mondi. Come diceva Antonio, anche nel nostro caso è stato molto semplice realizzare delle integrazioni. Questo perché? Perché se tu hai un sistema informativo degno di tal nome, è facile intercettare dei trigger, degli alert che ti consentono poi dopo di comunicare al dipendente o allo studente. Ma il passaggio successivo è stato quello di mettere insieme gli elementi di cui si è parlato fino adesso, cioè di mettere insieme Speed e l'APIO per consentire il cambio della password, perché il nostro problema grosso era quello di noi abbiamo un sistema che rilascia un PUC come proprio la scheda telefonica, diciamo la SIM telefonica, e quindi con cui l'utente si può resettare la password in caso di dimenticanza o di smarrimento della password.
questo buco la pandemia non si poteva essere consegnato, ha una necessità quindi della presenza, di visualizzare il dipendente, il consegnatario, e allora abbiamo realizzato un'applicazione con cui si accede tramite SPID, il che equivale a presentare la carta d'identità di chi fa la richiesta. Fatta la richiesta di generazione del PUC, il PUC arriva direttamente sull'app. Attraverso questo sistema noi abbiamo risolto un problema enorme, che era appunto quella della distribuzione. Ma come è la distribuzione di una cosa sensibile come appunto il PUC, così stiamo realizzando altri servizi per la comunicazione di altre cose importanti. Questo consente un snellimento delle procedure, una grossa veramente partecipazione, come diceva Antonio, cioè queste sono procedure che sono in produzione. Considerate che il cambio, noi abbiamo oltre 200.000 account all'interno del nostro sistema informativo. 200.000 account significa che abbiamo perlomeno 20 persone al giorno che cambiano il proprio PUC, e questo adesso è possibile tramite semplici operazioni che di solito all'interno della pubblica amministrazione molto spesso vengono dati dei servizi, però ci si dimentica sempre di verificare se questi servizi servono oppure no. Come si vede se servono i servizi oppure no? Se vengono utilizzati. Quindi io posso dire che il sistema è molto utilizzato. L'altra cosa fondamentale, il successo, è che quanti ticket sono stati aperti per quel determinato servizio. Io posso dire che per quanto riguarda questo sistema, quindi, che coinvolge due cose mostruose per due anni fa, SPID, una cosa che è infernale, e addirittura l'Appio, che è uno l'unica cosa che si è riuscito a fare perché c'era il cashback, si riesce a realizzare un servizio del genere. Vi posso dire che abbiamo avuto due ticket ad oggi, due. Sembra veramente fantascientifico, ma così è, ma non perché noi abbiamo fatto una procedura eccezionale, perché c'è solamente l'applicazione di questo sistema. Come diceva Armando, come diceva Antonio, c'è ancora qualche problema da risolvere, soprattutto sul fatto dell'appio per quanto riguarda, e ne stiamo parlando, tutte queste notifiche, tutte queste comunicazioni alla fine rimangono sul cellulare, e fra poco il cellulare esplode, perché se come noi che viaggiamo continuamente andando in crui e girando per le varie necessità di lavoro, il rimborso di missioni mi arriva una comunicazione una volta al mese, e poi mi arriva il cambio del PUC, e poi mi arriva la comunicazione del cedolino. A poco alla volta tutte queste informazioni vanno a presentire il sistema, e quindi va generato un sistema di questo tipo. L'altra cosa fondamentale è che espandere questi servizi creando un vero e proprio wallet, ma anche su questo stiamo lavorando. Però è importante come informazione sottolineare, non so se l'avreste detto dopo, ma io lo anticipo, vi rubo la cosa, cioè questi sono anche finanziati dal PNRR, cioè la spinta grossa da parte dello Stato c'è nel voler utilizzare questi tipi di sistemi, perché ci sono finanziamenti per il PNRR sia per i comuni, che secondo me è la cosa più importante da realizzare, e quella anche per adesso per l'università. Questi finanziamenti devono servire a fare in modo che tutti riescano ad arrivare a gestire questi servizi, facilitando il cittadino e portando in un unico punto di contatto dove poter reperire addirittura un domani anche pagare e fare gli adempimenti, perlomeno se uno deve fare un adempimento che sia facile da realizzare, se deve pagare perlomeno che sia facile e non dover andare girando con questi bollettini in mano che poi dopo a volte si perdono o si sbagliano o addirittura si dimenticano di pagare, perché anche in questo caso noi abbiamo visto che c'è un problema di dimenticanza di quelle che sono gli adempimenti da attuare, e stiamo vedendo di realizzare anche
rimborso per gli studenti, che è un qualche cosa di complicato da realizzare oggi, perché dobbiamo andare a inseguire gli IBAN degli studenti e poi dopo rimborsare piccole cifre perché dovute a o errori di pagamento o da miglioramenti della carriera e quindi del bonus della carriera, la possibilità di pagare direttamente attraverso l'appio, attraverso il check IBAN delle attività. Quindi servizi da realizzare, da notifica a attività vere e proprie di funzionalità per l'APA. L'ultima cosa che volevo aggiungere, il fatto che, diceva Armando, l'università viene bene nelle sperimentazioni, questo l'abbiamo notato anche noi in questi anni di attività in CRUI, perché siamo resi conto che l'università è un microcosmo di una pubblica amministrazione che ha una dimensione tale da poter essere paragonata a una piccola regione o a grandi città, e quindi dove poter sperimentare tutte queste attività di democracy che ci consentono poi dopo anche allo Stato centrale di vederne le applicabilità nel resto del paese. Grazie Giovanni per il tuo intervento. Proprio per il lavoro che abbiamo condotto sin qui, no, con Pagopia in generale, ma sull'Appio, ricordo che lui e Pagopia abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa sulla base del quale stiamo già collaborando da diversi mesi. Con quale parte? Con questo? Ok. In realtà l'esigenza adesso è quella di di consentire da una parte alle università di fare un onboarding coordinato sull'appio, chiaramente sulla base ciascuna della propria autonomia e sotto la propria responsabilità evidentemente, quindi un onboarding coordinato, però un po' come aveva introdotto Armando prima, c'è anche da parte nostra la volontà di partecipare al design delle app per il sistema universitario, quindi non solo di aderire così come richiesto o previsto, ma di contribuire. Allora, sulla base di questo, prima ho detto prototipo non inteso come un servizio non consistente o non già in produzione, prototipo se lo consideriamo come onboarding del sistema universitario, cioè abbiamo fatto una sorta di sperimentazione presso un paio di atenei e poi adesso, come dire, vogliamo estendere diciamo l'onboarding a tutto il sistema universitario. Per fare questo la CRUI sta valutando la possibilità di fare da ente aggregatore, quindi diciamo la documentazione è all'ufficio legale della CRUI, come al solito è una questione amministrativa, insomma, che sarà risolta a breve, però ci volevamo portare avanti perché chiaramente un conto è fare una sorta di laboratorio e quindi con alcune università del gruppo ICT della CRUI e il team di sviluppo dell'Appio, e un conto invece è la responsabilità di fare sistema, di scalare a livello nazionale, quindi c'è bisogno anche nella parte di design di una partecipazione più ampia del sistema e di rappresentatività più ampia del sistema universitario. Per questo io ho chiesto a Massimiliano Gambardella, che ringrazio ancora, di poter prevedere un design thinking con il sistema universitario, proprio per mettere in piedi, no, un insieme di servizi utili e necessari per il sistema universitario. Io su questo tema introduco quindi Laura Bordin, che ci segue da remoto. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti. Prego, ti lascio la parola e quindi ti chiedo di raccontarci questa opportunità che
se non ho capito male, da settembre probabilmente riusciremo a portare avanti insieme. Prego. Esatto, intanto grazie dell'opportunità, e perché parlare di design forum piano non è sempre scontato, diciamo, però il design è proprio una delle cose che caratterizza e ha sempre caratterizzato PagoPA, che fin dall'inizio ha voluto fortemente, ha costruito un team di design. Quando sono entrata io eravamo in due, ora siamo già in 10 con altre posizioni aperte per rinforzare il team. E questo dimostra la rilevanza che questa azienda dà alla progettazione dei prodotti e dei servizi con l'utente al centro, perché progettare con l'utente al centro è proprio il lavoro del designer ed è il principale obiettivo, nonché quello che vorremmo caratterizzasse PagoPA e i suoi servizi che ovviamente mette a disposizione poi delle istituzioni e dei cittadini. Per chi non fosse proprio a conoscenza della terminologia di design thinking, lo spieghiamo molto velocemente: è il processo che in realtà mette insieme tutte quelle attività che di solito vengono utilizzate dai designer e che sono attività molto pratiche, quindi la parola thinking potrebbe fuorviare, diciamo, ma si parla sempre di cose che poi mirano a fare, al fare e al realizzare, a mettere i servizi nelle mani poi o i prodotti nelle mani degli utenti finali, e riguardano sia l'analisi, l'ideazione, la progettazione anche proprio a livello di dettaglio, e poi una fase di test, e che hanno l'obiettivo di risolvere problemi e allo stesso tempo trovare opportunità, soddisfare insomma i bisogni dell'utente a cui il prodotto o il servizio è rivolto. La cosa bella di questa metodologia è che almeno noi nel nostro piccolo cerchiamo di applicarla al design dei servizi, ma è una metodologia che può essere applicata veramente a tutto, dalla realizzazione del prodotto fisico, la famosa sedia, del disegno industriale, fino a gestire, diciamo, il cambiamento aziendale. Quindi davvero è una pratica che si applica a qualsiasi cosa, e noi nel piccolo, come dicevo, cerchiamo di applicarla al design dei servizi. E l'altro lato, quindi l'altra cosa molto positiva, è che prevede un ciclo iterativo, quindi il design dei servizi, il design thinking, danno valore anche a un eventuale primo fallimento, per poter meglio comprendere quelli che sono i bisogni, anche quelli che magari in una prima fase risultavano inespressi, e costruirci sopra un servizio migliore. Come diceva Jürgen, ovviamente da settembre partiranno un po' le attività di organizzazione di questo evento, nel senso che comunque questa tipologia di eventi vanno strutturati, va capito bene chi invitare, chi sono le persone che partecipano, quali obiettivi darsi, ovviamente, anzi, al primo posto prima si decidono gli obiettivi, in modo tale poi da capire chi sono le persone giuste da coinvolgere e quali sono le attività ovviamente da portare avanti. E più o meno anche noi internamente speravamo di darci come data, insomma, il mese di ottobre per effettivamente svolgere questa sessione. Voi sapete, ed è già stato anticipato anche da Armando in precedenza, che la missione di IO è quella di diventare l'app che supporta i cittadini, così come i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nelle relazioni con le istituzioni. In questo momento i numeri che sentiamo, i numeri di cui sappiamo, sono quasi spaventosi, nel senso che il pubblico a cui si rivolge è veramente molto ampio, e da un lato ovviamente rappresenta una soddisfazione, ma anche una grande responsabilità, dall'altro richiede di astrarre, di rendere generico, ma non nel senso negativo del termine,
qualcosa che magari le persone più tecnologiche o digitalizzate possono quasi percepire come banale. Okay, l'app.io in questo momento deve, essendo l'app dei cittadini, perché io sta per il cittadino, vuole parlare all'esperto di finanza e pagamenti come a chi usa ancora solo il contante, deve funzionare per i giovani così come per i meno giovani, eccetera, eccetera. Quello che eventi e sessioni come questo che abbiamo preso, come questo impegno che abbiamo preso con la CRUI, rappresentano per noi è un'opportunità, una grande occasione, perché ci permette di entrare in un mondo molto più specializzato, specifico, e poter approfondire meglio i reali bisogni di studenti o dei dipendenti delle università. Nel lavoro di design, il designer, diciamo, soprattutto il designer dei servizi, più il target, più gli utenti finali sono caratterizzati e più è semplice realizzare il servizio e i prodotti a loro destinati, perché è molto più semplice individuarne i bisogni. Di conseguenza permette anche di caratterizzare molto di più ed essere molto più mirati nella definizione dell'esperienza, della user experience. Questa occasione, per esempio, l'abbiamo appena avuto ed è interessante il fatto e il tempismo, diciamo, perché ci ha permesso di targettizzare un pubblico un po' più giovane in maniera mirata, con l'ultimo bonus che è atterrato su App.io, che è Carta Giovani Nazionale, che essendo mirato a un target dai 18 ai 35 anni ci ha permesso di esplorare dei pattern sia di linguaggio visivo e sia di interazione, che sono magari un po' più caratterizzati rispetto al resto, diciamo, del livello dell'applicazione. È stata un'ottima scuola, diciamo, ha avuto risultati anche in questo caso che non speravamo, perché in meno di 2 mesi abbiamo avuto 2 milioni, diciamo, di carte giovani rilasciate. E quindi può essere già un primo approccio nel cercare di targettizzare molto più i servizi che vengono appunto portati e resi disponibili sull'app.io. Quindi sicuramente, parlando di obiettivi di questo evento, vogliamo sicuramente conoscere quello che già esiste, quindi capire meglio il panorama che già appunto rappresenta lo status quo, sia in termini di servizi che siano digitali o meno per gli studenti o per i dipendenti delle università, e ovviamente conoscere i bisogni reali di queste due categorie di utenti. Quello che noi sappiamo già e quello che riscontriamo un po' anche nel mondo universitario, nel piccolo, è un pattern che conosciamo molto bene in grande con le pubbliche amministrazioni locali, ovvero c'è una disparità in termini di possibilità e in termini di offerta di servizi tra enti che sono simili. Okay? Pensiamo a Comune di Milano versus Comune di Roma, rispetto a comuni molto più piccoli, ovviamente anche in termini organizzativi, di disponibilità economica, anche personale interno, diciamo, dedicato all'ambito tecnologico, si parla di molti molto differenti. Una delle missioni dell'App.io è anche però cercare di creare una coerenza, quindi non è che perché io risiedo in un comune più grande e con più possibilità devo avere servizi necessariamente migliori rispetto a un'altra posizione. E così vorremmo che fosse anche per il mondo universitario, quindi da un lato colmare il gap e quindi allineare, diciamo, a uno standard di servizio tutti quanti gli istituti, dall'altro provare a lavorare anche con gli istituti che già hanno dei servizi propri a disposizione dei loro studenti o dei dipendenti, a vedere come possono essere integrati. Ovviamente l'app.io non vuole arrivare a fare l'assopiglio
unico rispetto all'esistente. Quindi in un certo senso stiamo anche lavorando per metterci nelle condizioni di appunto creare questa integrazione. Ho parlato di grande occasione, grande opportunità per noi, perché questo si risolve, ha come effetto non solo l'arricchimento dell'offerta di servizi presenti sull'APIO, che ovviamente è già una cosa molto, molto grande, molto importante, ma anche nella definizione di quelle che sono piccole o grandi migliorie legate alla funzionalità standard dell'app. Perché per esempio nel momento in cui noi riuscissimo a progettare, e abbiamo già ovviamente in arrivo cose legate proprio a questo tema dell'integrazione, riuscissimo a progettare un'integrazione tra l'APIO e le app dell'università, piuttosto che i siti dell'università, sicura, veloce dal punto di vista tecnologico, veloce dal punto di vista anche proprio dell'onboarding delle università in questo tipo di processi, questo potrebbe essere scalato, potrebbe essere generalizzato e reso disponibile anche ad altre tipologie di enti. Quindi sicuramente l'ascolto e la definizione delle opportunità legate a questo mondo ci permette anche poi di capire quelle che sono le opportunità da integrare poi tutto nell'applicazione. Prima Varone citava giustamente il problema della gestione dei messaggi. Questa è sicuramente una cosa che tocca questa tipologia di utenti, cioè quelli che ricevono tanti messaggi dai servizi che hanno abilitati, ovviamente hanno il problema che i messaggi sono difficilmente trovabili, e abbiamo già a piano di migliorare questa gestione, quantomeno di dare la possibilità di cancellare, di pinnare, di segnalare quindi come importanti alcuni messaggi, e poi di nuovo magari cercare di integrarsi, per esempio si parlava del libretto universitario, qualora l'università avesse già una versione digitale del libretto universitario si potrebbe sempre ricondurre partendo dal singolo messaggio dell'esito di un esame per ricondurre e aprire diciamo la pagina dove vedo tutti i miei voti e non solo quello l'ultimo appena ricevuto. Però sto già andando avanti, è un po' il problema dei designer. Pensiamo già. Grazie Laura Bordin per il tuo intervento molto profondo, insomma, ed esaustivo. Un paio di battute. Prima Armando, ti cito, so che tuo malgrado, diceva alle volte non solo l'università vuole partecipare, ma va anche più veloce di noi, non riusciamo a stare dietro, no? Su questa cosa avevo coinvolto Massimiliano due settimane fa, gli ho detto facciamo un design thinking e presentiamo al forum, chiaramente non era traguardabile e lo faremo quanto prima. In realtà un messaggio insomma per tutti quelli che ci stanno ascoltando, soprattutto nell'ambito universitario, è allo studio, appunto, cioè allo studio, è al vaglio, c'è poco da studiare, dell'ufficio legale della CRUI, alla documentazione relativamente all'adesione della CRUI come ente aggregatore. Stiamo cercando di poi parallelamente di creare un gruppo, una sorta di consulta relativamente a quello che stiamo facendo sull'APIO, a cui chiederemo a tutte le università che ne avranno voglia di partecipare, così che si possa condividere quelle che sono le linee strategiche. Chiaramente quando parliamo di linee strategiche, poi le risultanze, che siano del design thinking, che siano del gruppo di coordinamento della CRUI relativamente all'APIO, saranno poi condivise chiaramente con gli organi politici della CRUI. Siamo qui allo stand Moore CRUI e chiaramente col Ministero, in modo tale che seguiamo tutti la stessa direttrice. Allora, io so che mancano pochissimi minuti, abbiamo 5 minuti, chiederei, ho visto che ci sono delle domande dal pubblico, chiederei quindi di fare una domanda in modo tale che poi i nostri relatori possano fare una battuta a ciascuno in conclusione diciamo di questo evento. Prego. Sì, grazie.
chiaramente io sono sempre molto attenta alla questione della protezione dei dati. Ne abbiamo parlato anche tante volte con Armando, con Agide, insomma ci siamo confrontati abbastanza. No, una considerazione che mi è venuta proprio mentre voi parlavate e mentre anche parlava la collega è questo fatto del cittadino studente per noi come portatore di interessi, no? Quindi progettare tutto avendo l'utente al centro, no? Quindi il portatore di interessi, l'utente, quindi l'utente, cittadino che diventa portatore di interesse, nello stesso tempo è il destinatario di un'azione amministrativa, perché come diceva Armando sono delle app statali, per cui voglio dire a volte diventano quasi indispensabili, e poi partner, no? Perché ci aiuta proprio a disegnare sulla base delle necessità che ha. E quindi questo è contaminazione, condivisione, è partecipazione soprattutto, e quindi tutto, diciamo, non c'è più uno stato regolatore, ma c'è uno stato che a fronte di risorse deve dare servizi ai cittadini. La domanda un po' per tutti è, mi era venuta in mente così, a parte diciamo il trasferimento dei dati, ma la conservazione di questi dati. Noi sappiamo benissimo che il regolamento ci dà il diritto all'oblio, no? A un certo punto noi vogliamo essere dimenticati, non vogliamo che questi dati siano conservati vita natura durante, almeno quelli non necessari. Come ci si sta regolando a fronte di questo? Sì, diciamo in SPID banalmente si risponde, tutti i gestori si conformano a regolamenti italiani e comunitari, parlo in particolare del GDPR, della legge italiana sulla protezione dei dati, e quindi diciamo la privacy e il trattamento dei dati è stato preso in considerazione fin dalla nascita di SPID, quindi io non vedo particolari problemi. Banalmente ricordo che dopo un certo periodo di non utilizzo, per esempio quando di spesa l'identità viene cancellata, tutti i dati vengono cancellati, ma ovviamente la revoca e la cancellazione l'obbligo è garantita in ogni momento. Grazie, Armando. Sì, chiaramente grazie per la domanda. Noi in Pacoppia siamo perfettamente consapevoli di quanto sia delicato il tema del trattamento dei dati, della conservazione dei dati sull'API o sulle nostre piattaforme in generale. Quindi il tema della conservazione e della gestione di quel dato, di cui appunto anche la stessa titolarità varia in diversi momenti del rapporto tra utente e pubblica amministrazione, perché c'è un momento in cui l'utente accede, in cui il titolare è Pacoppia, un momento in cui è l'ente a rapportarsi tramite un messaggio con l'utente, in cui il titolare è l'ente stesso. Quindi ecco, ci sono delle implicazioni molto complesse, molto delicate, e abbiamo fatto anche una riunione direttamente con il nostro DPO su questo per approfondire i temi, perché anche la stessa CRU, il gruppo ICT, si è chiaramente preoccupata di cercare di smarcare prima questo tipo di temi, prima di magari intraprendere il percorso e la gestione. Quello che posso dire io, che comunque sono un account e che non mi occupo direttamente della parte di trattamento dati, è che il nostro team legal lavora a braccetto con il garante della privacy, quindi insomma sono in strettissimo contatto. Pacoppia, anche quando c'è stato il Green Pass, si è dimostrato incredibilmente tempestivo nel rendersi compliance alle indicazioni che il garante ha dato sul tema del trattamento dati. Quindi su questo c'è massima attenzione da parte della nostra società, c'è massimo, diciamo, interesse, massima sensibilità a essere pienamente conformi a quanto, diciamo, la normativa in tema di trattamento e conservazione dei dati ci prescrive, ecco. Una battuta, prego. Allora, una cosa che ho imparato nel realizzare la funzione di libretto di notifica di avvenuta verbalizzazione dell'attività di esame che mi ha insegnato, e che credo che sia una cosa che ci debba far riflettere,
è da una parte il fatto che la PIO diventa comunque in parte una sorta di metaportale, cioè in qualche modo attraverso la PIO si comporta come un cannocchiale che mi dà accesso a dei dati e quindi in qualche modo bisogna da una parte informare, dall'altra rassicurare gli utenti che non è vero che PagoPA ha tutti i dati, no? Perché ci sono dei punti in cui tu intervieni, entri nel mondo dei sistemi universitari a cui PagoPA non ha accesso, fa solo dal tramite. Dall'altra, ed è un angolo che noi università sentiamo più di altre pubbliche amministrazioni, è il fatto che bisogna fare attenzione alle notifiche che si fanno, perché, vabbè, piccolo aneddoto, erano già 10 anni fa, mi telefonavano mamme di studenti chiedendo informazioni sulla carriera dei propri figli oppure lamentandosi su quello che avevano fatto il giorno a lezione, e stavamo parlando di ragazzi di 24 anni. Ora, cosa succede? Che quando io ho fatto le notifiche dell'attività di verbalizzazione mi sono posto il problema di quante informazioni io possa rilasciare in modo tale che lo studente si possa difendere dal suo diritto alla privacy, in primis verso i genitori, essendo maggiorenne. Quindi bisogna fare attenzione, perché le notifiche, in qualche modo ci sono gli aspetti legali che sono già stati sottolineati, ma ci sono anche quelli di sostanza, e a volte ci sono degli effetti indesiderati che vanno a insistere su dinamiche che sono locali, familiari, relazioni personali, e non necessariamente la grande corporate che cerca di leggere i dati dell'utente. Grazie Antonio. Giovanni, se vuoi una battuta in conclusione, perché abbiamo già superato le 13. Sì, sì, io volevo dire solamente in conclusione che dal lato nostro, per semplificare quanto più è possibile i servizi, i nostri servizi, noi il nostro obiettivo è di sostituire quanto più è possibile la comunicazione via PIO rispetto alla PEC, che oggi è fortemente inflazionata ed è non di semplice comprensione per tutti gli utenti. Quindi andando sempre di più verso una comunicazione diretta, dinamica, mettendo al centro il dipendente, lo studente, e non l'amministrazione al centro come si faceva fino a ieri. Grazie Giovanni, ringrazio i nostri relatori anche di questo intervento, ringrazio voi tutti che avete partecipato, vi do appuntamento più tardi con l'incontro sull'accessibilità e usabilità. Grazie a tutti, arrivederci.